È la prima volta che sono venuto a Mozia e l'emozione che si prova arrivando in questo angolo meraviglioso, magico della natura è fortissima e quindi sono felice di aver potuto dare un contributo a far conoscere questa meraviglia anche per promuoverne il riconoscimento ufficiale dell'UNESCO a patrimonio dell'umanità. Io credo che nessun luogo per le bellezze naturalistiche, ambientali, per la sua storia, per l'arte. Abbiamo visto un museo che poche città possono vantare, per tutte queste ragioni. Poi una località come questa merita più di ogni altra quel riconoscimento. E spero che serva anche a valorizzarla, a promuoverla nel mondo e a continuare questa campagna di scavi che riserva sorprese perché abbiamo visto risalire al V secolo a.C. e poi venendo avanti nei secoli una quantità di stratificazioni storiche che portano testimonianze d'arte e della fantasia e del genio di un popolo che veramente... È un emblema di civiltà. Giornata importante non per la strada del vino, non per il vomere che sono stati coloro che hanno pensato questo premio, ma credo che sia importante per la città ma per tutto il territorio, perché un premio significa valorizzare il territorio, significa dall'altra parte valorizzare quelle eccellenze che oggi saranno premiate. Sono nomi che non hanno bisogno di presentazione, sono persone che con il loro comportamento possono definirsi senz'altro eccellenze italiane e non solo. Ma tutto questo è importantissimo, è un traguardo importantissimo, che va a coronamento di decenni di battaglia della mia testata perché Mosca diventi patrimonio dell'umanità. Quindi l'obiettivo di questo premio è duplice: da una parte premiare le eccellenze e dall'altra parte spingere, portare alla ribalta eh, dell'attenzione nazionale quest'isola perché diventi patrimonio dell'umanità. Siamo su uno straordinario palcoscenico naturale, seduti su secoli, millenni di storia, è davvero incredibile quest'isola, è incredibile la cultura che qua viene rappresentata. Per me è stata una scoperta oggi, sono lusingata e onorata di poter essere qui e di contribuire anche se in minima parte perché venga riconosciuto questo sito patrimonio dell'UNESCO, perché mi pare che sia un riconoscimento più che meritato e complimenti agli organizzatori del premio perché davvero qua questa sera sfilano le eccellenze siciliane, it italiane e internazionali. Un premio eh, dato qui a Mozia, conferito qui a Mozia per noi ha un'importanza particolare, anche perché permetterà almeno questo ce lo auguriamo un po' tutti, di poter eh, sperare. In una candidatura per, per l'UNESCO. Eh, ieri sera con la LORE è oggi qui. È un posto emozionante, è un premio importante, grazie, grazie a tutta la Sicilia. Sono 60 anni di questa professione, sono stato 163 volte all'ospedale, 78 macchine fotografiche fracassate, 11 con rotte. Insomma, 60 anni, 500.000 foto dalla dolce vita alla prima repubblica, alla terza e al terrorismo un po' tutto. Eh, grazie alle persone che mi hanno aiutato e quelle persone che non volevano, oggi cercano quelle foto perché quelle foto è la storia italiana. Io sono molto onorata di, di essere qui oggi perché in questo momento in cui effettivamente traballano tutti i pilastri della democrazia che abbiamo creato, e costruito dalla seconda guerra mondiale in avanti, essere qui dove ci sono proprio le radici della nostra storia e anche di un pensiero democratico eh, mi dà un po' di speranza, speranza che davvero poi le, le fondamenta dell'uomo possano in un qualche modo emergere anche in tutta questa bruttura a cui siamo stati costretti ad assistere in questi ultimi anni.